Speziali vesti della confraternita, ma smarrito nel guardaroba. Adesso ti fotto l'ambrosia per forza. Porco, un attimo qua, gemma dell'anima. Ma io ti inculo tutto e ti inculo Bara. Ma non lo so io. Ora la domanda è: sarà intelligente andare a confrontarli al riguardo? Perché giustamente la risposta tendenzialmente è: ma che cazzo ci facevi in cantina mia? Nella mia cantina, insomma. Ho bisogno di sapere adesso. Dai, sorella. What? What? Who are you? Cagare. Era lui che mi parlava. Gino, ma l'ho smarrito nel guardaroba? Forgive me, but I don't have time for chit-chat. E me, va bene. Suppongo. Niente, mi vedono i malati. Mi seguono i mafiosi. Che mi succede? Perché... Move along. Ma veramente ti devi levare dal cazzo adesso, perché... He was a good man. Parte che stai affondando nelle piastrelle. Da quando vado a farmi i cazzi degli altri a tutti i costi? Qualche problema mi sta venendo. Baracca, fossa dei minerali. Fossa dei minerali? Non è che la tizia aveva detto fossa dei minerali? Questa febbre mi fa... a strane... cose che mi fa capitare. Fossa dei minerali. È permesso? Buonasera. Giocant. Sidus. A casa di... You're not from here, are you? I heard you talk. Casa di un cristiano, nel senso. Ciao. Have you heard? Nerum has been united again. Sì, non mi interessa, però la fossa dei minerali. They say he's crucifying priests and burning down temples. What are you doing here? Hai ragione, però casa tua, baracca però. Però raga, fossa dei minerali. Però se di là c'è la cantina. Che succede? Dove devo andare? Io sono arrivato da... Closed. Ciao. Tu vendi pozioni sul tuo Kabar. Kabar non mi caga. C'ha le porte fatte male. Devo fare qualcosa per quel problema lì. Sì, sì. Natalia. What? Poppy Flower. Ti ho sentito parlare con quel mercante, sì. Ah, è quella di quella missione a caso. Vabbè,
I don't see how that concerns you. Ma nemmeno io, tra l'altro. Have some theater play to attend to, Sunchild. Ti dirò, se devo essere proprio completamente onesto, sì. Che schifo, raga, basta. Boh, magari posso dare una mano, nel senso. Well, I doubt that. That is unless you have a pouch with 300 pennies to give away. Oh, and maybe two sheaves of God's tongue to go with it. Lingue divine. Parte che devi stare calma. I... Ma tantissimo. I don't know. I'm sorry. You seem like an upright kind of fellow. But I can tell you're from the surface. And I'm just having a hard time believing the Sunchild. Ma ragazzi, cares about my problems. Ascolta una roba. Sono palesemente... di carnagione. Sì, sono di vastra, hai ragione. Cosa ti servono i soldi? You're really nosy. You know that. Guarda. But fine. What bad can it do? No, ti assicuro that's che some of a virtue over there. Cabal Thorwall. He's the only merchant in the Undercity who still has Vinroot in his stocks. But since he knows that, he sells it for a price that would have upper city snobs running away screaming. Ma io penso di averne, di radici, well, di quella roba lì. And if the apothecary in the pest house doesn't get new roots soon, the infected they treat there will start dying like flies within a day. Allora, discorso sai qual è? Che io a sta gente non gli vorrei dare un cazzo se potessi, perché ti assicuro che non sono tutti a posto. Non posso spiegarti perché. Gli speziali non possono semplicemente comprare radici divine. Tra l'altro, cioè. They good and they do. Aye. But that's by far not enough. Especially since the cloister of the League up north has been snowed in for moons now. And as noble as their intentions are, they only have so much coin without their League backing them up. E tu non sei una speziale, chiaramente. Sure, by day. And by night I work as the Grandmaster's personal Kalian dancer. Jokes aside, nah, I'm just an errand girl. But down here, having paid work is already something to feel blessed for. Vabbè, però comunque sei già più amichevole degli altri bastardi che sono... E quegli infetti possono essere trattati con la radice. You're no alchemist, are you? No. Aye. Red vine no, root is the only thing that can help get those flesh maggots out of an infected body. I repeat, can. Even with a proper treatment, most people don't make it through. Raga, perché non abbassa i prezzi, Kabar? Perché mica Pichu, cioè, nel senso. Deve sapere cosa c'è in gioco, ma lo sa perfettamente. Of course he does. But he sees an opportunity to get rich quick, and so he uses it. He's always been like that. Ma sì, raga, per forza. Forse posso parlargli, però... A parte che, come hai appena sentito, posso parlargli male, tra l'altro. Mi manda a fare in maybe culo, you could, nel senso. I guess it'll be worth a shot. We need at least 10 sheaves so that the apothecary can make use of them. And I don't want to seem ungrateful, but don't expect to get anything in return for your help. E quando mai? Figurati. Aspettiamo e vediamo. Huh? Well, fine then. Good luck. Perché sto di nuovo morendo? Vabbè. Kabar? Buonasera. Io vi avviso, se c'è da cacciare una moneta, ma una, vi sto mandando tu... No, Gino, sto parlando. Mi hanno detto che stai vendendo quella roba lì. Oh, by the name of the sun, won't this ever stop? Tell Nathalia, the apothecary, or whoever sent you that the price stays. Però potresti anche stare calmo. Natalia ha detto che le persone muoiono. E a te non te ne frega assolutamente un cazzo. It does actually, yes. But it does not change the fact that I need to live somehow too. And that 300 per sheaf is already a fair price. Go on,
Ask those upper city merchants. You're lucky if they sell it below 500. Listen, I know exactly what you think. This ruthless bastard, how greedy, how evil, and so on and so forth. But that's not how it is, believe me. Ma in realtà... So, back to business. Are you looking for supplies? If not, just shove off. Ribadisco che devi stare... No. Oppure cerca l'area in cui pernotta Kabar. A quanto pare il brandy è in offerta, cioè è proprio offerto così per gli assaggi. Però, raga, no, 300 monete d'oro, mi spiace per la mia amica lì dietro, ma proprio no. Qua c'è la ferrovia con dei barili. Nessun oggetto nel barile. Ma, raga. Nessun oggetto. Niente, si sta glitchando tutto quanto. Abbiamo dei problemi pazzeschi. E comunque continuo a non trovare sta cazzo di chiave. Allora, capiamoci. Allora. Un attimino. L'area in cui pernotta Kabar. La ricompensa da Rasha. Dividi e conquista, ok. Via tutto, un secondino. Giusto, no? Cerca la chiave nel mercato. Allora. Però adesso mi incazzo. Mi incazzo adesso. Tantissimo, perché... Ci sta, forse aveva detto dietro un barile, e che è un posto talmente imbecille in cui mettere una chiave di una... Che io boh. Io non... boh. Allora, che ci devo fare questa chiave della minchia? Cerca la chiave e consegnala a Milbert. Devo per forza... E comunque, ma mai nella vita è vicino alla fossa di sto cazzo. No, poi vediamo. Come cazzo si usciva mo da qua? Qui? No. Per curiosità. Però l'area in cui pernotta Kabar? Dov'è? Cioè immaginavo in realtà, però ora la domanda è: allora va bene lui. Cioè, io lui lo capisco perfettamente. Perché, nel senso, è comprensibile. Tranqui. Tra l'altro è sempre mafioso, a quanto pare, che sputa, vero? Ralahim. Eppure non lo vedo. E... Kabar! Ah, vedi che ti sento. Non so dove sei, ma ti sento. Ma poi dormiente. Baracca. Kabar, posso usare il bagno? No, non pago 300 euro.
Dovrei riuscire a causare una distrazione. Ma sei scalzo, tra l'altro. E se io caso ci passiamo poi. Ciao. No, nel senso, capire un attimino se si incazzava, però potrebbe sempre rientrare in quella zona di cose. Ciorba, ne chiuso. Muvalon. Ok, forse ero arrivato da qua in giro. Lei è sicura che dormire con la roba... appesa lì sia... sia sano? Va bene. Mi verrebbe da dire una cosa per volta, però la realtà... e che comunque avevamo dell'altra roba, tipo c'era un appartamento di Patira da cercare qua. E dividi conquista? No, va bene. In cui pernotta Kabar. Questa è la cosa pazzesca. Accampamento di Patira. Non c'entra un cazzo in realtà. Non c'entra un cazzo. E comunque usa intreccio d'anime per provare a acquisire un'anima. Trova Elia, la novizia scomparsa. No. In realtà mi sa che almeno per ora in questo posto qua abbiamo finito, perché Patira è una roba... Eccoci qua. Allora, io dovrei andare. Comunque, c'è dai racconti, la città sotterranea sembrava più grossa. Non so perché. È un buco di culo. C'è più grossa la città principale, chiaramente. Cancello principale, vero? Era quello lì. No. Sono un coglione. Messere? Messere. Stanco morto. Yes? No. Per favore, porta ovest, quartiere straniero, ecco, era qui. E ovviamente non c'è più. No, no, vorrei capire perché... The light fades away at the end of the day, taram. Potatoes, garlic, radish. Life is that should be it. I don't respect the elders anymore. Not at all. Ma chi è che mi vede, raga? Ah, che cazzo. Vabbè, raga, nel senso, lui è morto. Presumibilmente. ho capito, va bene. Allora. Niente, c'è una pozza di sangue. Indaga a casa di Silia. Senti, Silia lo ha chiaramente ammazzato. E Silia ha anche ragione. Una parte di ragione.
ma soprattutto l'appartamento di Silia. Io non so dov'è. Io non so dov'è l'appartamento di Silia. Mi è stato detto dov'è l'appartamento di Silia. Indaga a casa di Silia. Sarà comunque nel distretto sotterraneo pazzesco. E quindi città sotterranea, caverna, ghetti, mercato, fosse, arena. Ghetti. Ghetti, perché mi pareva che lei l'avevo incrociata in un bar. Suppongo che qua nessuno, a parte che continua a non vederci nostra minchia di niente. Guarda, lascia perdere. Io stesso com'è, se mi giro non balla? Ci sono dei problemi pazzeschi. Dove possono essere gli appartamenti delle persone? Qui, Tugurio. Io che ne so di qual è il Tugurio di Silia. No. Qua cosa c'era? La nuvola d'argento. Non era questo il pub. Sarà un altro pub. Adesso io chiaramente c'ho la luce che mi gira in testa e do fastidio alla gente, vero? Beh, particolare questo pub. Leandra, buonasera. Ok, perfetto. Dal Varek. Now that's what I call a man. Polite, clean, witty. Oh, well, you can't have it all. Well, at least you didn't have to deal with that poet yet. Poet? I could imagine worse. I'm talking about Prince Myth. Oh, him. Yeah, him. Honestly, if he ever reads me one of his sonnets again, I can't guarantee for anything. Ever tried plugging your ears? Wouldn't he notice? I doubt that. Just flash a smile and applaud every now and then. If you say so. Trust me. Give it a try. Now there's a treat for the eye. What do you say, darling? Want to spend some time together? No, in realtà volevo storielle sul mio amico, visto che a quanto pare è un cliente. Però va bene così. Brilla cenere. Ai, no, no, scusa, non volevo. Ci mancherebbe, non è che ci pensassi. Stanza segreta. Azz, giustamente. Scus, no. Brilla cenere, non mi ricordo se era la troca. Era chiaramente la droga, la brilla cenere, vero? E comunque sono finito in un bordello, non in un pub. Che casino! Ma cos'è? Ma perché? Ti prendo a cazzotti! Però non si fa così. Muoio. Vabbè. Però non, cioè. Ma per favore. Fai una roba, ascolta. Fammi passare. Allora. E mi si è staccato il tasto. C'ho la magia sbagliata in mano. Porca di quella puttana maledetta. Allora, sto camminando e non correndo per qualche cazzo di motivo. Allora, memo to self e basta, basta! Attacca!
mai più girare senza il lupo pronto. Ma mai, mai più. Mai più. Beneficio tutte le volte, non lo trovo mai. Hai ragione. Hai ragione. Così. Me la sono cercata, totale. Però stai calmo e non spingermi. Insomma, vecchio accampamento, va che schifo, Dio. Ratto impazzito. Un amico insolito. Vediamo quanto è lungo l'amico insolito. Ah, voglia se è lungo. Io direi che è quello che ci leggiamo la prossima volta che ci fermiamo un attimino. Nella rossa, che sarà marcia come Cristo. Però ragazzi, e secondo te io adesso come scendo? Dai, va là. Ti levi! Ti... vabbè. Va bene. Quindi, vecchio accampamento... non è un posto dove la gente... Arena, non è neanche quello. Un posto dove la gente... E dove stracazzo lo trovo? Un appartamento in sto posto schifoso, lezzo. Chiediamo al menestrello. A foreigner, huh? What a surprise. Vabbè, io non volevo rubarti. Tuguro. Tuguro. Serve il Coumadin. Anche qui. Vecchio acquedotto. Ma io non. Suppongo che. Tendenzialmente non sia nel vecchio acquedotto. Esatto. E raga, è andata così, nel senso si citerà. E nel mercato l'appartamento? Cerchiamo di capire un attimino. Dove sono? Marketplace. No. Arena. Cammina nell'acqua putrida. Bravo Pichu. Baracca di Baldacchin. No. Mafioso. No. Non se... Non è... No, derelitta. Sono in un vicolo. Scusi, permesso. Permesso. Di qua cosa cazzo? Qua? Fossa comune. Ora, il dubbio è: fossa comune è una traduzione infelice? O si intende proprio fossa comune? Si intende! Si intende! Si intende! No! Di fa... vabbè, ma mi hai rotto il cazzo! Ecco. Buggato il gioco? No. Mentre aprivo la porta... Sono morto! Chiaramente... Fossa comune si intende fossa comune, con tanto di ratti che mangiano i cadaveri.